Ciao amici Ratti Lover, sono Alessandro e vi do il benvenuto a un altro episodio di questa serie che andrà a chiudere il 2020. Ripercorreremo insieme quest'anno con le nostre auto divise per categorie, stilando delle classifiche. Oggi parleremo delle migliori berline, auto molto versatili e adatte in ogni situazione. Infatti sono auto familiari, auto sportive, auto adatte alla città, ma che vi possono portare ovunque. Sono delle auto sempre verdi. Stiamo per partire, ma prima di tutto voglio ricordarvi, se non lo fate già, di seguire il nostro canale YouTube, mettere un mi piace a questo video e lasciare un commento per qualunque vostro dubbio o domanda, perché siamo sempre a vostra disposizione. Ora sigla e decollo. Siete pronti a dare il via alla scalata di questa top 5? Io sì. Ecco la numero 5, Peugeot 508 GT Line. Grinta a palate per questa berlina presentata da Lara in colore rosso Ultimate e con un motore 2000 di cilindrata, 160 cavalli con alimentazione diesel. Sprint e ottime prestazioni, riguardiamocela assieme. Ah, e come sempre qua sopra vi lascio il link al video completo. Silhouette bassa e slanciata, frontale aggressivo e stile deciso e grintoso. La griglia finemente lavorata e la nuova firma luminosa ne esaltano lo spirito raffinato, audace e innovativo. Ecologica nei consumi perché parliamo di soli 3,6 litri ogni 100 km. Il bagagliaio si apre elettricamente e parte da una capienza di 487 litri che arrivano a 1537 abbattendo i sedili posteriori. Una vettura con tantissima attenzione al design sportivo, dotata di tutti i comfort e con i meravigliosi fari full LED con striscia ad artiglio, tipici dei modelli più recenti di Peugeot. Quarto posto per Fiat 500 Hybrid, una vettura compatta e perfetta per la città anche grazie alla sua alimentazione ibrida. Quarto posto meritatissimo. Ovviamente la vera sorpresa di questa 500 sta nel suo motore ad alimentazione ibrida che si aziona ed è utilissimo su tracciato urbano. Infatti diminuiranno drasticamente le emissioni e i consumi di questa 500 che consuma già poco in benzina, infatti può arrivare a percorrere fino a 18 km con un litro. Ibrido però significa anche intelligente, infatti quest'auto si ricarica automaticamente in frenata e durante il rilascio. C'è abbastanza spazio per i due passeggeri anteriori, bellissimi questi sedili in pelle bicolor con moltissima attenzione all'ambiente, infatti sono fatti in parte di materiali recuperati dagli oceani. Perché, come dicevo durante la realizzazione del video, la cerchi compatta, agile in città e che condivida il tuo interesse per l'ambiente? Condivide l'interesse per l'ambiente non solo per l'alimentazione ibrida, ma anche per questi spettacolari sedili realizzati in parte con materiali recuperati dall'oceano. E non manca poi l'attenzione al design di Fiat per le sue ormai classiche 500. Tutte queste sono le caratteristiche che fanno valere il quarto posto per Fiat 500 Hybrid. Terzo posto per la Best Buy Car of Europe 2020. Nuova Opel Corsa. In questo video ce la presenta Deborah, ma insieme ne abbiamo viste davvero tantissime in tutti gli allestimenti disponibili: Edition, GS Line e il top di gamma Elegance. Come mai Nuova Opel Corsa sale sul podio? Beh, il fatto che sia la Best Buy Car of Europe 2020 ci dà già un bel indizio. Ma cosa significa questa parola? Beh, significa che è stata votata come miglior auto per il suo rapporto qualità-prezzo. La giuria Auto Best, composta da giornalisti di 31 paesi, l'ha giudicata la vettura con il miglior rapporto qualità-prezzo ed è stata la prima auto a essere nominata Best Buy Car of Europe. Partiamo subito dal frontale, che come potete vedere è più basso e aggressivo, con uno sguardo che ti punta fisso. I cerchi sono in lega da 16 pollici a 8 razze e come potete vedere l'assetto è molto basso e dà subito l'idea di essere ben ancorata al terreno. Il volante è molto comodo ed ergonomico e troviamo tutta la gestione dell'infotainment, volume, telefonate, comando vocale e qui sulla sinistra la gestione del cruise control. Un'autovettura che cambia completamente aspetto rispetto al restyling precedente, diventando molto più grintosa, sportiva e giovanile. E poi sono belle e richiestissime. Terzo posto aggiudicato. Secondo posto per Volkswagen Polo R-Line, una berlina dall'anima e dalle linee super sportive. Con un colore meraviglioso, lapis blu e un motore 1600 di cilindrata, 95 cavalli con alimentazione diesel. Salta subito all'occhio il colore, si tratta di un blu metallizzato,
decisamente sportivo, proprio come l'allestimento. I sensori di parcheggio sono perimetrali e vi permetteranno di parcheggiare in tutta sicurezza. Ma guardate quanto sono dure le linee di tensione sul laterale, davvero super sportive. E sono davvero belli questi cerchi in lega da 16 pollici. Certo, è un'auto molto sportiva, ma comunque i consumi non ne risentono eccessivamente. Infatti in media consuma 4,9 litri per 100 km. Diamo uno sguardo al lato posteriore, non male lo spazio a disposizione per i passeggeri posteriori, che viaggeranno certamente molto comodi grazie all'ampia seduta, e sono vista quindi molto semplici da raggiungere gli attacchi Isofix presenti su entrambi i sedili laterali posteriori. Sì, design ma anche molti comfort, con un'ottima abitabilità e un bagagliaio da 350 litri. Ad aggiudicarsi il secondo posto di questa classifica è questa Polo muscolosa. E sul gradino più alto del podio troviamo Peugeot 308 Allure, una berlina da sogno che si gode la prima posizione. Dimensioni medie che la rendono perfetta anche per gli spostamenti in città e senza eccedere nei consumi, che sono di 5 litri ogni 100 km, con motore da 1500 di cilindrata, 130 cavalli e alimentazione benzina, perfetta per un'auto sportiva. Alimentazione benzina aziendale, quindi certificata e garantita. I cerchi sono in lega 17 pollici. Il bagagliaio è spaziosissimo, parte da 420 litri e arriva a 1273 abbattendo i sedili posteriori. L'abitacolo è luminoso e super spazioso. Curatissimi ed ergonomiche le sedute, a cui non possono mancare gli attacchi Isofix. Curatissimo il design della plancia, che si sviluppa verticalmente con il display per l'infotainment, il cambio automatico e un vano portaoggetti, oltre a quello posto sotto il bracciolo centrale. Meraviglioso il volante iCockpit, piccolo e maneggevole. Posta dietro al volante la levetta del cruise control e del limitatore di velocità. Dal display possiamo gestire la radio, il navigatore, il clima, bizona, le telefonate, connettere il proprio smartphone attraverso Bluetooth oppure con il pacchetto MirrorLink con Apple CarPlay e Android Auto. Siete rimasti stupiti anche voi dallo spazio a disposizione sia nel bagagliaio che nell'abitacolo? Beh, sono queste le caratteristiche che rendono Peugeot 308 la numero 1 tra le nostre berline. Sei o non sei d'accordo con la mia classifica, manca la berlina dei tuoi sogni o quella che vorresti acquistare a breve? Fammelo sapere nei commenti. Intanto ti invito ad andare sul sito rattiauto.com, il link è in descrizione, lì troverai tutte le auto di cui ho parlato in questo video e potrai bloccarle con soli 100 euro senza impegno. In più sul nostro sito fino al 10 gennaio 2021 è attivo la promo Ratti Arcade, quindi ci sono moltissime auto in promo e per sbloccare i prezzi dovrai solo giocare un po' con noi. La promo perfetta per le feste. Seguici poi su tutti i nostri social, in particolar modo sul nostro canale YouTube, e domani arriverà l'ultima classifica. Quindi abbiamo ripercorso i nostri migliori SUV, le nostre migliori station wagon, le nostre migliori berline, e domani cosa faremo? Non ti resta che seguirci e rimanere sempre aggiornato per scoprirlo. Intanto ti dico al prossimo video, alle prossime auto.